Sono Michele Pignatale, sono pugliese anch'io. E dal 1981 sono arrivato a Roma come nella segreteria del movimento. C'era bisogno che ci fosse una persona qui a Roma che facesse un po' da trade union fra tutti i gruppi d'Italia. Dal 1986 segretario nazionale fino al 2000, fino al giubileo. Voglio solo ricordare qui due cose che credo portiamo sempre nel cuore. Uno, i tanti giovani che hanno donato la loro vita nelle diverse forme e nei diversi carismi, che oggi sono anche sparsi nel mondo, nei conventi anche claustrali in Italia, e che credo in questo anno si ricordano e pregano anche per noi. E poi quei missionari che hanno anche lavorato a fianco a noi e che per le vicende della missione, qualche volta tragiche, non ci sono più in mezzo a noi, ma sicuramente ci guidano e ci sostengono con la loro presenza. È proprio a loro che noi abbiamo voluto, come diceva Padre Ciro, dedicare questa giornata missionaria di digiuno e di preghiera per i missionari martiri. Perché eravamo arrivati a un punto in cui bisognava mettere qualcosa di serio, di fondamento nel nostro cammino, e che con la missione non si poteva giocare. E quegli amici che ci avevano accompagnato e che erano partiti e che avevano dato la vita per quell'idea dovevano essere i nostri compagni di viaggio. Sono le cose più belle, forse, che il movimento ha prodotto per la Chiesa. E la cosa bella è vedervi qui questa sera. Significa che quell'intuizione di tanti anni fa ha un suo valore e che credo continuerà nel tempo, perché il movimento ha sempre parlato di sogno, di speranza e di amore. E su questo terreno le nuove generazioni sono i campi fertili di Dio, e il movimento ha scelto quel campo. Auguri ancora. Ciao a tutti, sono Ivano, mi hanno già presentato, sono di Catania. Io ho fatto il segretario dal 2003 al 2006, ma l'MGM l'ho conosciuto un po' prima, esattamente nel 2000, perché volevo andare in missione, non sapevo niente dell'MGM. Ho chiesto in diocesi e c'era un gruppo dell'MGM e così ho conosciuto questa realtà, che per me era solo il tramite per andare in missione. Era un periodo che per me la Chiesa, Dio, Gesù erano un po' distanti, quindi ero alla ricerca di qualcosa, forse di un significato più profondo della mia vita. E mi era balenata sta cosa della missione. Vado in diocesi, so che c'era l'MGM in diocesi e parto dopo pochi mesi in Tanzania. E lì ho fatto un incontro straordinario con Gesù, lì la mia vita è cambiata. E ho cambiato tante cose della mia vita e ho deciso di restituire qualcosa a Gesù, che tramite la missione mi aveva regalato tutto. E così ho detto sì, prima alla proposta di essere segretario diocesano, con le varie attività in diocesi, e poi una volta andato a Loreto ho conosciuto la realtà nazionale, in quel periodo loredana, che purtroppo non c'è oggi, ma sarebbe stato bello se era con noi. E, lei concludeva il suo mandato, hanno chiesto a me di prendere il posto suo e di continuare. È stata una scelta molto difficile, a dire la verità, perché ancora non avevo terminato gli studi, ancora avevo delle cose che credevo importanti da completare, però anche lì ho detto no, ho ricevuto tutto, voglio restituire almeno 3 anni. E così è stato. E ho visto veramente tanti giovani ripercorrere un po' la mia esperienza, cioè ritornare a Gesù attraverso la missione. Si dice sempre, spesso, che dall'incontro con Gesù si diventa missionari, da testimoni si diventa apostoli, ma può essere vero pure il contrario. La missione ti fa incontrare Gesù, mentre doni Gesù lo incontri. Allora ho visto veramente centinaia e centinaia di giovani vivere questa esperienza, forse appunto come il respiro. Vicini a Gesù e portare Gesù, stare vicino a Gesù e portare Gesù.
Questa è stata la cosa più bella che ho visto. Ho visto nascere anche vocazioni nel corso di questi miei 3 anni, tra cui li voglio nominare Stefano e Filippo, si sono conosciuti al Comigi 6 anni fa e adesso sono in 3, per esempio. Allora vi dico anche, datevi da fare, insomma, in questi giorni. È bello pure per questo. Lo spirito, il segno che ha lasciato... Che dici? I preti no, 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 i preti no. La cosa bella che ho vissuto è stato proprio il primo Comigi. È nata la prima consulta per l'intuizione del vulcanico Don Giuseppe Pellegrini, adesso vescovo, che non c'è stasera, un grande, chi lo conosce lo ricorda con tanto affetto. E lui mi disse: che dici Ivano, la facciamo questo tentativo? Vogliamo mettere insieme le realtà missionarie che ci stanno in giro in Italia? Era una idea un po' folle all'inizio, lo è forse tuttora, però sapevamo che in Italia la missione era bella, c'era tanta gente che ci lavorava, tanti giovani che ci credevano, che spendevano la loro vita per la missione, perché non metterci insieme? Forse anche grazie all'intuizione del cardinale Tettamanzi all'epoca disse: non c'è missione senza comunione. E di conseguenza non ci può essere manco comunione se poi appunto non c'è missione. Allora da questa idea ci lavorammo, ci abbiamo pensato, abbiamo cominciato a fare le prime telefonate. Qua c'è un'altra testimone, Suor Tarcisia, che ha fatto il primo Comigi con me, e quello è stato forse il ricordo concreto, il segno dello spirito più forte che mi porto nel cuore e che ho vissuto. Vi auguro la stessa cosa nel piccolo come nel quotidiano, quella è la missione in fondo. Questo è il momento di stare insieme, ma poi c'è il momento anche di stare nelle proprie vite, nei propri luoghi di lavoro, di studio, di amicizia, e lì essere missionari. Quindi vi auguro di essere missionari dovunque vogliate. Ecco. Ciao. Ciao a tutti, sono Rocco di Salerno e molti di voi magari si ricordano di me, visto che sono scaduto da poco, puzzo, ma non troppo. Sono stato segretario dal 2007 fino al 2009. E quindi subito dopo Ivano, prima di Alessandro, e il mio compito è stato un po' quello appunto di continuare questo clima della consulta che si era lasciata a Pagognano nel 2006, e ci abbiamo investito veramente tanto con Padre Piero, Suor Paola e tanti all'interno della CEI e di altro, però ci siamo secondo me divertiti in tutto questo, e penso che abbiamo fatto un bel servizio in quegli anni, sempre facendolo insieme, cercando di far sì che l'MGM vivesse in questo, pensando al passato, ma vivesse anche con i piedi in questa realtà in cui stiamo vivendo, e quindi lasciando così ad Alessandro un testimone che penso che ha ugualmente preso e rilanciato in un altro modo, perché nel frattempo sicuramente la società sta cambiando, cambia così velocemente. Lo vedevo per esempio prima con Fabio nella diretta web, con Ivano in macchina dicevamo: al primo Comigi diretta web non se ne parlava proprio. Col mio stavamo lì a fare la diretta web, ma ogni tanto saltava le linee, e ora così in avanti, ecco. E allora, se il internet va così tanto veloce, è ovvio che anche il nostro essere missionari deve saper leggere il tempo in cui si vive, saper leggere quelli che sono i segni dei tempi, e quindi in questo tempo essere testimoni, essere una luce, una lampada. Grazie. Innanzitutto ho il dovere di comunicare che avrebbe voluto partecipare il gruppo di Molfetta, che non è potuto partecipare, ma io gli ho promesso che l'avremmo ricordato. Questa è una cosa. Vi devo dire una cosa, che io ai primi tempi ci sono stato, sì, non si sapeva esattamente a cosa si sarebbe arrivati. Sì, si parlava del Movimento Giovanile Missionario, ma
realmente non si sapeva. Addirittura il direttore delle opere missionarie di quei tempi a un certo punto vietò che il movimento si potesse chiamare così. Poi dopo, dimostrando la bontà e la serietà del movimento, ci ripensò anche lui. Insomma, la cosa però più importante che voglio dire è che io, a Fulvia qui a fianco e mia moglie, la cosa che voglio dire è che sono stato molto contento sia di aver partecipato al movimento per molti anni, sia di essere stato invitato in questa occasione del 40° del movimento. E auguro a tutti veramente, di poter continuare a rinnovare la loro promessa missionaria di animatore in Italia, oltre ai missionari che sappiamo hanno un compito particolarmente notevole e importante. Auguro a tutti, allora, quando ognuno di noi torna a casa, se ricordasse così in qualche momento, ma forse posso incontrarmi con altri del movimento. In quel momento scocca la scintilla. E ho detto tutto. Grazie. Sì, grazie Guido. Quando ho parlato non sai che cosa ho detto solo. Come? Volevo salutare da parte del nostro figlio Oscar, tra parentesi anche noi ci siamo conosciuti nel movimento e abbiamo fatto 30 anni di matrimonio. Oscar ci ha detto di salutare tutti quelli che lo conoscono, lui è stato credo al primo comigi. Sì, anche al secondo. Sì, forse anche al secondo. Oggi è entrato ufficialmente nei Carabinieri con il giuramento e quindi non è tra noi, ma voleva salutare tutti, essere in qualche modo anche lui qui. Grazie. Grazie.